This is Kyrenis Tutorial. Kyrenis Tutorial presenta Queen e Valor, l'aquilotto della libertà che vi farà volare fuori dall'Abruzzo. Valor sul prato verde vola e non si ferma mai. Queen, e sti cazzi, tu non sarai mai sola, agli mortacci vostri vola, e dei vostri nonni un'aquila nel cielo, e non si ferma mai. Più in alto sempre volerà, sempre. Ciao! No vabbè, sapete che scherzavo, io non tifo nessuna squadra, però se ci state ad essere squallido io ci sono. Scusate anche il tono di voce, ma sono un po'... Ecco. Comunque, in questi giorni per tryhardare il platino cercavo qualche faccia nuova in top lane perché il solito meta mi aveva rotto il cazzo. E devo dire che ho provato qui in top e... a faccelo cazzo. Se usata nel modo giusto potrebbe essere un buon pick. E per modo giusto intendo counter pick. Volibear, Wukong, Tryndamere, Xin Zhao. Avete capito, no? Tutti quelli corpo a corpo che voi potete arrassare da lontano e avete un blind, avete una E che vi tira indietro, in pratica avete tutti i modi per difendervi. Negandogli l'early game e puoi stare tranquilli. L'unico problema di questo tipo di pick è il fatto che siete un po' troppo squishy e quindi il loro jungler cercherà comunque di babysittare la top lane per evitare che voi scassiate troppo il cazzo. Se non fate i pro queue, se vi comprate una pink, qualche altra ward, oppure togliete così tanta vita al top laner che lui non può collaborare altrimenti ci muore, allora questo problema, diciamo, può essere risolto perché il jungler può fare solamente un chess. Dato che Queen è un AD carry di base e quindi ha poca difesa, abboffatela di armor nelle rune e giusto un po' di lifesteal per recuperare la vita che perdete. Le masteries poi sono normali, eh. Startate di Doran Blade, costruitevi il primo oggetto del Randwin, non tutto subito, per essere ancora più resistenti ai gank e al top laner. E poi andate di Bloody, e se c'è un jungler AP o midlaner fiddato, allora voi andate di Malmortius. Però la Bloody fatela sempre. Per quanto riguarda le scarpe, fate quelle che cazzo volete. Io faccio le mobility perché è più figo quando corrono con le Onguard. Cioè, guardate quanto cazzo corre il cardillo. E poi completatevi la Randwin, ovviamente. Fatevi una Last Whisper, così quei danni avete finito. E poi un altro oggetto difensivo, tipo una Guardian Angel o qualche altra cosa, diciamo, in base alle esigenze della partita. E farmate, perché se restate indietro quei soldi fate cagare il cazzo. Come giocare alla pollastra? Quando il nemico vi ingaggia avete due mosse per difendervi ed attaccare. Non usatele nello stesso momento, altrimenti le sprecate. E se le usate al momento giusto potete subire e dare un sacco di botte senza che i nemici se ne rendano conto, perché sono tutti quanti presi dal bordello. Se avete dei buoni riflessi con la Lady Queen potete spingere all'indietro il nemico che vi salta addosso, così gli fate vedere quanto cazzo è grande il vostro uccello. Non vi piace top? Beh, Queen ha un cazzo di marmo anche support. Infatti, grazie al soccecamento, può difendere il vostro AD carry dagli attacchi nemici. E ha un ottimo Aras, così che il vostro AD carry può farmare in santa pace mentre voi fate i bucchinari. Basta che vi comprate la moneta, così avete abbastanza rigenerazione per sopravvivere bot. Da support potrete anche schivare in modo swag i grab dei support nemici. Nel mid e nel late game, come support o come top, o con qualsiasi altro champion, dovete cercare di prendere più vantaggi possibile quando si presentano le occasioni. Ad esempio qui si sono separati dal team e voi vi piombate addosso come dei bucchinari che vedono un pene. Un altro consiglio che posso darvi è quello di conservare la E dopo che il nemico ha flashato e scappato via, così non può che aprire le gambe al vostro cospetto. E per finire, una cosa importantissima è il posizionamento dei late game. Proprio perché non siete gli AD carry, siete un po' più resistenti, voi dovete cogliere l'occasione per saltare addosso ai nemici più deboli, tipo gli AD carry nemici o i mid laner, approfittando della vostra velocità in forma Valor, in quanto sarete più veloci di Sonic. Hey Rammus, gotta go fast! Questo è tutto ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete qualche mi piace e fatemi un po'. Se volete sempre essere aggiornati sul mio pisello, iscrivetevi anche su Facebook. E se non avete un cazzo da fare, riguardatevi i tutorial di Twisted Fate o Varus, così sai, imparate qualcosa. Ah, e ora che ci penso, mettendo Queen Support, Twisted Fate Mid, Lee Sin Jungle, Garen Top e Varus AD Carry abbiamo fatto un team perfetto. Provatelo, miei servi.